Ciao a tutti. Oggi si inaugura la mostra d'arte internazionale Dalla Terra al Cielo presso la Galleria d'Arte Mega Art a Corchiano. Voglio ringraziare la Fondazione Corchiano Monumento Naturale e la Gianco Academy per la collaborazione. Espongono artisti di alto livello provenienti da tantissime nazioni, anche molto lontane dall'Italia. Il tema è molto affascinante e profondo. Parla dell'evoluzione dell'uomo da uomo materiale fino alla ricerca della spiritualità più sublime. Spero che le opere vi piacciono. Grazie. Ah, a proposito, a febbraio come Galleria d'Arte ci sposteremo nella più centrale via Roma. Vi aspetto a tutti. Grazie. I am working on abstract painting and a Turkish art mosaic. I have been painting for as long as I can remember. The abstract world is moving us away from the banality of the mundane. Color transitions, imaginative narratives, light games are my job. I try to find something new every day. Marbling art is a traditional Turkish art, but I integrate it in my own way and present it to our age. Because I am an artist and it's my duty to add new things to my art. With this different art made on water, I try to add meaning to life. I love life and I want to give it something. Life inspires me and I question and create it to influence life. This is my lifestyle. Olá, meu nome é Melissa, eu venho do Brasil e esse é o meu trabalho. Faço uma arte representativa surrealista e agradeço a presença de todos. Ringrazio a tutti. É um prazer estar aqui, é um piacere estar aqui. Ti ringrazio, Claudio. Questo è il mio lavoro. Buonasera, mi chiamo Chiavarone Emma, sono molto contenta di far parte di questa mostra Dalla Terra al Cielo. Presento il fanciullo, è un altorilievo in terracotta con striature di roccia con effetto minerale. In molte mie opere sento il bisogno di accostare la figura umana alla roccia, alla terra, perché ne facciamo parte e dobbiamo rispettarla, amarla. E così quindi questo accostamento. Il fanciullo di terracotta è il frutto di questo dono che ho di creare e modellare la creta e non posso non pensare che è un dono dal cielo. Typical mystery of Grigori Rasputin's death.
news and indisputable facts. So everybody know about Rasputin. Legends have grown up around the man, but the reality may be far more intriguing than the popular myth. Despite claims that British intelligence wanted to get rid of Rasputin because he was urging the Russian peace with Germany, his murder with Yusupov was probably part of a longer team and altogether more sinister agenda. So Rasputin actually, before his death, left writing that if somebody from the Tsar family will kill him, then all Tsar family will kill after several months. So it's happened, it was the truth predicted, he predicted the truth. So this is my picture about Rasputin, about Tsar family, about revolution, about betrayal, and about Russian history. Thank you very much for your attention. So Erda is a piece that's all about mythology and the idea of the earth is alive. There's two images, two figures. The bottom one represents the earth, and she's big and round and looks old, with trees and all these half-human, half-animal creatures walking around on her. And above, there's the figure that represents the sky, sitting on a cloud, very light, airy, and also very thin. So it's kind of showing the different elements. In every mythology, there are earth gods and sky gods, and so this kind of shows the balance between the earth and sky. So this piece is very unique kind of painting, very mythological, and has a lot of symbolism in it. Thank you. Onere è uno dei primi dipinti su carta che ho cominciato a sperimentare nel 2015, in cui ho elaborato tecniche miste, tra cui l'acrilico, l'olio e la tela inchiostro. La rappresentazione rimane comunque in quella delle relazioni umane, una visione tra figurativo e astratto che vuole evocare le sensazioni dei rapporti di coppia, in questo caso prendendo in esame il tema dell'onere, in cui il soggetto della coppia è tenuto, magari psicologicamente obbligato, a mantenere una promessa, a mantenere il proprio ruolo nella coppia, o addirittura mantenere una precarietà della maschera, la maschera di felicità che a volte si crea, pur di non perdere l'altra persona, quindi pur di non perdere un rapporto sentimentalmente parlando. O anche non sentimentalmente, insomma, rappresenta la precarietà dei rapporti umani.
Un saluto a tutti, sono Carmen Basile. Il lavoro che ho presentato a questa interessantissima mostra installata per la Mega Art Gallery da Claudio Giulianelli si intitola Second Life ed è la sintesi di quanto penso. Credo che il battito d'ali di una farfalla possa provocare un uragano a migliaia di chilometri di distanza. Sono certa che noi esseri umani vediamo e sentiamo soltanto una piccola parte di tutto quanto ci circonda. Sono sicura perciò di una seconda vita, di qualsiasi genere possiate intenderla, in base alle vostre percezioni, quindi dalla terra al cielo. Grazie. Светлана Асула. Моя картина написана в Каргьяна под впечатлением старинного города. Нарисованы старинные ворота, которые помнят очень древнюю историю. Я надеюсь, Каргьяна тоже меня запомнит. Спасибо. Buonasera a tutti, mi chiamo Nanzi Moreno, vengo da Città Castellana, sono un pittore figurativo, amo dipingere nudi, natura morte, tutto ciò che riguarda la natura.
Grazie, buonasera a tutti. Siamo di nuovo qui anche quest'anno per l'inaugurazione della mostra Mega Art, invitati da maestro Claudio Giulianetti e lieti come tutti gli anni di partecipare a questo evento con una parte dei ragazzi, anche se tutti gli altri volevano partecipare, è stata fatta una piccola selezione, quest'anno diciamo i più bravi sono stati presi e allora andremo ad eseguire per quest'anno delle arie natalizie, delle canzoni natalizie. Inizieremo con la prima allieva che è Xenia Angelozzi, che ci farà ascoltare Adeste Fideles, Venite Fedeli. Andiamo invece con Nico, che ci farà ascoltare un brano con sempre uno strumento sintetizzato, un misto tra archi e arpa, quindi un qualche cosa un po' di sognante, come dicevo, e ci farà ascoltare un celebre brano di John Lennon, Yoko Ono, What is Over, ovvero Happy Christmas. Buon ascolto, Nico, tenuto a piacere. Terzo allieva, esattamente, la splendida, la carinissima e dolcissima Giorgia, mia Giorgetta, che con sempre un altro strumento che abbiamo sintetizzato insieme, che abbiamo provato, ci farà ascoltare un'altra celebre aria natalizia, Astro del Ciel, famosissima, di Franz Gruber, in un arrangiamento che abbiamo studiato insieme in questi giorni. Buon ascolto! Dopo aver ascoltato le dolci note suonate da Giorgia in Astro del Ciel, è la volta adesso di un altro piccolo ma tanto grande musicalmente della scuola di musica Gecko, e è la volta di Riccardo Ronia, che ci farà ascoltare un arrangiamento che abbiamo studiato proprio lunedì, ci siamo messi alla tastiera insieme, abbiamo cominciato a costruire un arrangiamento di Jingle Bells.